è stata presentata a Padula la progettualità che prevede la realizzazione di un'informazione comprensoriale presso la comunità montana Vallo di Diano. In questa prima fase ci cercano 6 ragazzi che dovranno frequentare un corso di formazione e la risposta è stata senz'altro soddisfacente, data la presenza di circa 20 persone tra i 18 e i 35 anni. Tra di loro saranno poi individuate 2 figure remunerate che dovranno gestire il front office. Per l'associazione Moby Dick, che sta curando la progettualità per la comunità montana, erano presenti a Padula Francesco Piemonte, Paolo Schetter e Andrea e Alexandra Stan, alla presenza ovviamente del presidente della comunità montana Francesco Cavallone e dell'assessore delegato Antonio Pagliarulo. Ascoltiamo le sue parole. Per la prima volta la comunità montana ha inteso investire anche sulle politiche giovanili attraverso questo accordo che abbiamo fatto con un partner che ci potrà sicuramente dare una mano per le scelte delle politiche giovanili del comprensorio. È stata una scelta politica abbastanza, diciamo, dove ci siamo concentrati affinché andassimo di pari passo con quello della gestione delle aree interne, ovvero spopolamento no, ma miglioramento della qualità di vita qui all'interno del Vallo di Diano con politiche giovanili attive affinché i giovani restino qui nel territorio con iniziative proprie o assolutamente, diciamo, e poter dare poi ovviamente una mano tramite queste giornate di formazione che verranno fatte a chi vorrà investire qui nel nostro Vallo di Diano.